Benvenuti a un nuovissimo video della mia collezione, sono il vostro Ivan PLZ e come sempre sono qua per parlarvi di B-Movie, anche se in realtà in questa rubrica precisa vi parlo sì spesso e volentieri di B-Movie, ma legati sempre a un pezzo, piuttosto che a un DVD o a un Blu-ray particolarmente interessante che sono riuscito a ottenere in svariati modi, non potevo esimermi dal parlare di una delle ultime uscite proprio curata da Oblivion, gli stessi che hanno fatto quel remaster spettacolare, il video l'abbiamo mostrato, de Il Bosco 1 di Andrea Marfori, con cui abbiamo fatto anche un'ottima intervista, andate a recuperarvi entrambi i video. Beh, gli stessi ragazzi di Oblivion insieme a Home Movies hanno creato finalmente anche un'edizione integrale, rimasterizzata e ripulita di De Profundis, ovvero The Black Cat di Lewis Coates. Nome d'arte per Luigi Cozzi. E mentre vi racconto brevemente la trama del film e un po' di dietro le quinte che hanno portato alla realizzazione di un progetto veramente ambizioso e particolare come il De Profundis di Luigi Cozzi, potete vedere sopra la mia voce appunto l'unboxing di questa bellissima edizione Blu-ray. In particolare l'edizione Blu-ray che state vedendo in questo momento è quella numerata a 100 copie e limitata. In essa troviamo chiaramente il Blu-ray del film con una restaurazione dal 35 mm originale veramente fatta ad hoc. Il film sembra girato ieri, ve lo assicuro al 100%, è bellissimo da vedere. Al suo interno abbiamo poi, oltre alla slip di cartone illustrata da Giorgio Credaro, artista meraviglioso che ha illustrato e sta illustrando tutte le edizioni di Oblivion, ma anche quelle di Digit Movies di Tromaland, quindi insomma un artista veramente spettacolare a mio avviso. All'interno del box potete trovare anche la locandina double face del film, ma soprattutto la cartolina autografata da Luigi Cozzi. Le edizioni limited di Oblivion sono sempre curate veramente nel dettaglio, ma soprattutto sono realmente limitate e si esauriscono nel giro di pochissimo tempo. Prima di parlarvi della trama della pellicola, mi è assolutamente d'obbligo un piccolo excursus del dietro le quinte di questo film, perché è uno di quei casi in cui l'opera non può essere ampiamente goduta al 100% senza conoscerne la genesi di fatto. Questo è chiaramente un difetto di questo film, benché resti comunque un film fruibile, divertente, a tratti molto molto gore e che onestamente consiglio a tutti coloro che sono amanti sì di Luigi Cozzi, ma anche più in generale del cinema onirico alla Dario Argento. Ed è proprio Dario Argento, insieme alla sua compagna e musa Daria Nicolodi, a essere appunto due tasselli fondamentali della genesi di quest'opera. Banalmente tutti sapete che nel 1977 uscirà un film rivoluzionario per la cinematografia internazionale, mi riferisco chiaramente a Suspiria, sceneggiato in parte e soggettato da Daria Nicolodi e messo in scena con una maestria davvero unica e incredibile da Dario Argento. Questo film ha un successo incredibilmente clamoroso, porterà a un sequel non sequel, ovvero Inferno, dico così perché di fatto è un film anche fruibile in solitaria, che però ha un fil rouge che lo collega a Suspiria, quindi avendo visto entrambi questi film diciamo che si gode maggiormente. Questi due film dovevano dare origine a una terza pellicola, uscita in realtà ufficialmente nel 2007 con La Terza Madre, che va per l'appunto a chiudere questa trilogia delle tre madri. La trilogia delle tre madri è una trilogia chiaramente scritta da Daria Nicolodi, che prese spunto dal romanzo di Thomas de Quincey, ovvero Suspiria de Profundis. In questo romanzo Thomas de Quincey racconta di una serie di incubi venutigli durante il sonno in un palazzo di Milano, ovvero Palazzo Imbonati. Questo palazzo era ricoperto tra l'altro di leggende di fantasmi che il buon Thomas de Quincey dovette sentire prima di andare a letto probabilmente. L'opera è del 1845 e narra appunto di queste tre signore del dolore, streghe, fantasmi, non si capisce bene, chiamate appunto Suspiriorum, Lacrimorum e Tenebrorum, narrate e raccontate da questa levana.
dove di fatto Levana è una divinità romana protettrice dei neonati, il cui nome fa riferimento proprio all'ascendere verso il cielo, perché il culto di Levana prevedeva che i padri, per riconoscere i propri figli, li prendessero in braccio e li mostrassero al cielo. Ora, non chiedetemi il motivo per cui una dea protettrice, tra l'altro anche abbastanza ambigua, avvolta nel mistero, i cui lineamenti non sono mai chiari all'interno della mitologia romana, beh, perché questa dea debba annunciare queste tre madri micidiali e terrificanti è una cosa che non vi so spiegare, anche perché non ho letto il libro di Thomas de Quincey. Però sta di fatto che all'uscita di Inferno del 1980, la Nicolodi voleva subito creare il terzo film di questa trilogia, che sarebbe dovuto uscire pochi anni dopo. Il problema qual è stato? Beh, il classico in realtà problema, ovvero i soldi. Dino De Laurentiis non aveva interesse a produrre questa terza pellicola. Inoltre, il buon Dario Argento era già al lavoro su Tenebre, che sarebbe uscito nel 1982, quindi capite, appena 2 anni dopo rispetto a Inferno. La Nicolodi si trova quindi di fatto in braghe di tela, con una sceneggiatura in mano che non verrà mai realizzata. Decide quindi di rivolgersi a un suo amico, nonché compagno d'arme di Dario Argento, ovvero Luigi Cozzi. Ora voi vi starete chiedendo, ma perché raccontarmi tutto questo enorme antefatto e non andare direttamente al sodo raccontando la trama della pellicola? Innanzitutto perché la trama della pellicola è veramente molto molto semplice, ma poi perché in realtà io la trama ve l'ho già raccontata. Il film si apre con la protagonista, ovvero Anne Ravenna, nome d'arte del film per Florence Guerin, che sta lavorando in questo film particolarmente splatter, in cui il regista è Michele Soavi, non nel senso che lo è effettivamente, ma il personaggio del regista è impersonato da Michele Soavi, regista, come sapete tutti, di film meravigliosi come Deliria, La Chiesa, piuttosto che La Setta. All'interno del film, tra l'altro, vediamo lo stesso identico killer di Sei donne per l'assassino di Mario Bava, quindi insomma diciamo che Luigi Cozzi in questo incipit della pellicola si è divertito a citare quelli che erano probabilmente alcuni autori sia con cui lavorava sia che amava particolarmente, come Bava chiaramente. Questo piccolo pezzo serve proprio per lanciare il personaggio principale, ovvero Anne Ravenna. Anne Ravenna quindi è una attrice, diciamo, di fama, che sta già lavorando parecchio. Lei è sposata con Mark Ravenna, ovvero Urbano Barberini, l'attore che la interpreta. Ravenna è un regista esordiente alle prime armi che sta scrivendo un film insieme al suo sceneggiatore, film che cavalca il successo di Suspiria. Non sto scherzando, cioè all'interno del film i personaggi stanno scrivendo un film ispirato al successo di Suspiria per cavalcarne il successo. E per fare questo cosa fanno? Vanno a prendere il Suspiria de Profundis di Thomas de Quincey e raccontano la storia di Levana. Ora io vi chiedo di ripensare a tutto l'antefatto di cui abbiamo parlato poc'anzi e rivedere all'interno di questo film il personaggio dell'attrice e del regista sposati insieme che vogliono portare a termine un'opera basata sul testo di Thomas de Quincey, proprio come Daria Nicolodi e Dario Argento. Cioè il film diventa una sorta di film biografico di questa coppia dell'orrore che sta cercando di creare un film dell'orrore basato sul testo su cui è basato Suspiria e Inferno. Capite il caos generale? Tra l'altro in questo film doveva anche recitare la stessa Daria Nicolodi nei panni di Anne Ravenna, ruolo poi dato a Florence Guerin, dal momento che quando la Nicolodi ha rivisto tutto il soggetto riscritto completamente da Cozzi, ha deciso di lasciare a lui la patria potestà dell'opera in maniera assolutamente autonoma e completa, perché non vi si riconosceva assolutamente più, avendo estirpato completamente il discorso di Mater Lacrimarum e avendo inserito questo personaggio Levana, tra l'altro una strega piena di pustole che sembrano quasi alveari di calabroni, cagnotti, vermi, serpenti, ragnatele e una quantità di gore splatter che anche il buon Dario Argento se le sogna.
Questo non vuol dire che questo film non sia argentiano, perché in realtà Luigi Cozzi fa un film che è veramente in puro stile Dario Argento, a partire dalla fotografia che richiama molto bene quella di Romano Albani in Inferno del 1980, con questi colori molto forti, molto acidi e spesso a contrasto, verde e rosso soprattutto, ma anche in determinate inquadrature, come ad esempio il luccichio dei coltelli, le ombre misteriose e ambigue, riprese anche con una certa, con un certo gusto per l'immagine, per l'estetica dell'inquadratura. Luigi Cozzi, quando dirige questa pellicola, aveva già creato quelli che sono i cult a lui legati, mi riferisco ad esempio a Paganini Horror, piuttosto che all'Ercole con Lu Ferrigno, o al Contamination, film appunto di, non saprei dire, alieni, comunque film anche questo molto gore, molto splatter, elementi appunto che rientrano, come vi dicevo poc'anzi, anche in questo De Profundis, che è un po' una summa del cinema di Luigi Cozzi. Per chiudere il cerchio e il video dedicato appunto a questo bellissimo film che è il Black Cat di De Profundis, una piccola parentesi legata proprio al titolo. Questo film è conosciuto a livello internazionale non come De Profundis, questo infatti era il titolo di lavorazione del film che Oblivion e Onemovies hanno deciso di riutilizzare per un motivo molto molto importante che adesso vado a illustrarvi, ma con il titolo di The Black Cat, il gatto nero. Ora, questo titolo già trae abbastanza in confusione, perché nel 1981 Lucio Fulci fa un film con lo stesso identico titolo. In generale di film intitolati così ne sono usciti veramente una vagonata, tutti ispirati chiaramente alla storia The Black Cat di Edgar Allan Poe. Ora, io vi assicuro che nel film di Cozzi, di Edgar Allan Poe, non ne vediamo neanche lontano 20.000 chilometri, e il titolo più corretto è sicuramente De Profundis, proprio perché prende spunto, come vi dicevo, dall'opera di Thomas de Quincey. Però c'è un però. Quando Luigi Cozzi avrà terminato lo script del film, l'unico produttore che troverà disposto a creare questa pellicola sarà Golan Globus della 21st Century, una casa di produzione assolutamente nuova, lanciatissima con un po' di soldi da investire, che decide di prendere in seno il progetto e distribuirlo. Poco tempo dopo, quando ormai le riprese erano già arrivate grosso modo a metà, Globus si fa risentire da Luigi Cozzi e gli dice che il titolo della pellicola non potrà più essere De Profundis, ma dovrà essere The Black Cat. Questo perché lui aveva già venduto una partita di film a cui mancava una pellicola dedicati per intero ad Edgar Allan Poe. Ne mancava soltanto una per poterlo distribuire in maniera molto più agevole e a prezzi molto più bassi, contribuendo tra l'altro a un battage pubblicitario molto molto più importante e grosso. Luigi Cozzi così si vede costretto non solo a cambiare il titolo all'opera, ma a girare delle scene con un gatto nero che scorrazza qua e là nel film, senza alcuna importanza all'interno della pellicola per trama o effetti o quant'altro, ma solo per giustificarne il titolo. Quindi il film sarà chiamato The Black Cat, pur non c'entrando assolutamente niente con Edgar Allan Poe, ma solo per esigenze produttive. Con questo, ragazzi, si conclude il video dedicato al De Profundis di Luigi Cozzi, edito da Oblivion e Home Movies, due case di produzione assolutamente meravigliose. Vi invito per l'appunto a seguirli. Questo non è product placement, ma è veramente gratitudine, perché riescono a portare pellicole come questa a un livello di bellezza visiva fuori dal normale, davvero seguiteli e guardate quello che fanno, perché i loro titoli sono meravigliosi. Vi ringrazio a voi per avermi seguito, chiaramente. Noi ci vediamo settimana prossima con un nuovissimo video, chissà se sarà un manifesto del cinema trash, un cinema d'autore o un altro unboxing, solo il tempo ci risponderà a questa domanda. Nel frattempo, se il video vi è piaciuto, mettete un bel like, seguite il canale e noi ci rivediamo. Ciao ciao!